Superbonus del 110%, salta ufficialmente la proroga tanto richiesta. Qualche giorno fa ho pubblicato un video in cui dicevo come era stata approvata in commissione bilancio un testo del decreto anticipi in cui erano stati rimossi, erano state eliminate tutte le richieste di proroga del superbonus 110%, e quindi presumibilmente, con molta probabilità, nel decreto anticipi non avremmo avuto questa famosa o tanto richiesta proroga. E in effetti il Senato ha approvato ufficialmente il testo di conversione in legge del decreto anticipi, e in questo testo, che è stato approvato con 87 voti favorevoli, non compare nessun emendamento, o meglio, non è stato accettato nessun emendamento in merito alla proroga del superbonus 110%, che quindi scadrà il 31 dicembre 2023. Cosa succede adesso? Come sono andate le cose? L'argomento è talmente importante che ho deciso di pubblicarne un video. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale se vuoi sostenere il mio lavoro online. Nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di che cosa si tratta. Allora, come detto, il Senato ha quindi approvato ufficialmente il testo di conversione in legge del decreto anticipi, in cui non compaiono nessuna, non c'è, non è prevista nessuna proroga al superbonus 110. Allora, due precisazioni importanti. Uno, il fatto che non sia stata che il Senato abbia approvato questo testo diciamo, di conversione del decreto anticipi ancora non dice che ufficialmente, matematicamente al 100% non ci sarà una proroga, perché il testo deve andare alla Camera, che evidentemente immagino non farà alcuna modifica, e la discussione alla Camera dovrà essere approvato alla Camera entro il 17 dicembre 2023. Poi è rimasta, diciamo così, l'ultima speranza. Qual è l'ultima speranza? È la legge di bilancio. È cominciata già la discussione in merito all'approvazione della legge di bilancio, verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, come ho già detto, a fine anno, quindi entro fine 2023, per cui tra qualche settimana lì c'è l'unica speranza in cui possa comparire questa benedetta proroga del superbonus. Altra precisazione importante, perché e questo lo dico perché in tanti mi hanno fatto tantissime domande quando ho pubblicato l'ultimo video in cui ho detto che probabilmente questa proroga non sarebbe arrivata, non è che al 31 dicembre termina il superbonus per i condomini o per gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari. Termina la possibilità di utilizzare l'aliquota maggiorata al 110 o 90%. Ricordo che l'aliquota è già scesa al 90% nel 2023, tranne casi specifici in cui è rimasta al 110%. Questa, come ho detto, dal 1 gennaio 2024 verrà ridimensionata questa aliquota, che passerà al 70%, come detto, per gli edifici condominiali ed edifici da 2 a 4 unità immobiliari. Quindi non è che termina il superbonus, però c'è questo ridimensionamento dell'aliquota, ridimensionamento molto importante, perché immaginate bene, passare dal 110 al 70% vuol dire per i beneficiari del superbonus dover mettere mano nelle tasche e dover sborsare diversi soldi, ma soprattutto ci saranno situazioni molto complesse a livello condominiale, perché chiaramente le assemblee condominiali hanno deliberato lavori con un superbonus al 110%. Per passare adesso al 70% dovranno essere indette nuove assemblee condominiali. Saranno tantissimi i casi in cui i condomini non accetteranno questo passaggio, questo ridimensionamento dell'aliquota. Da lì nasceranno sicuramente tantissime diatribe tra le imprese,
tra i fornitori, tra i condomini, quindi diciamo, si sta per venire a creare una situazione veramente molto molto complicata. Come detto, il Senato ha ribadito l'impossibilità di concedere una proroga perché, a detta appunto del governo, non ci sono le coperture. E ricordo che la richiesta di proroga era arrivata un po' da tutti quanti i partiti, addirittura da Forza Italia, che è un partito di governo. Era stata richiesta una proroga non per tutti, non una proroga valida per tutti in tutti i casi, ma una proroga solamente da applicare per quegli edifici condominiali in cui i lavori non soltanto erano già iniziati, ma erano stati completati almeno al 60%, quindi in quei casi in cui il 60% delle lavorazioni complessive erano state portate a termine, si richiedeva di concedere una proroga di 6 mesi. Quindi parliamo di portare questa aliquota del 110% o 90% fino al 30 giugno 2024. Non è stata concessa, come ho detto, perché il governo ha detto che non ci sono le coperture. Era una cosa troppo costosa e non c'erano le coperture finanziarie per poter garantire questa proroga. Spero che il governo si sia fatto bene i conti, perché sicuramente, come ho già detto in precedenza, questa diminuzione di aliquota farà sicuramente nascere una serie di contenziosi innumerevoli. Tanti saranno i casi in cui si andrà praticamente in tribunale, verrà chiamato in causa non soltanto contribuenti, imprese, professionisti, assicurazioni, ma la situazione è veramente molto molto delicata. E ricordo, ultima cosa, che i ritardi che ci sono stati nei vari cantieri Superbonus, lo sappiamo bene chi gira per le città quante volte vede dei ponteggi con lavori che praticamente non vanno avanti da mesi. Questi ritardi, chiaramente, nella maggior parte dei casi non sono dovuti esclusivamente a problemi legati a mancanza di materiali, fornitori o imprese, ma molte volte, nella maggior parte dei casi, questi ritardi sono da imputare proprio alle scelte che sono state fatte dai vari governi che si sono succeduti, i quali hanno messo in grossa difficoltà professionisti, imprese e contribuenti. Ricordo che il blocco della cessione del credito ha creato problemi notevoli già da 2 anni e che in realtà problemi a cui non si è mai data una soluzione. Ho detto tante volte come questo era il problema cardine che si sarebbe dovuto risolvere. In realtà non è mai stata data una soluzione definitiva, ma si è cercato un po' di tamponare una situazione così difficile facendo dei provvedimenti a livello regionale. Alcune regioni hanno cercato di risolvere il problema localmente, consentendo a delle società partecipate di andare ad acquistare crediti fiscali, però a livello nazionale non è mai stata data una soluzione. Vedremo ovviamente che cosa succederà nelle prossime settimane, soprattutto se qualche buona notizia arriverà dalla legge di bilancio. Ovviamente rimaniamo sempre più perplessi e sempre le speranze diminuiscono sempre di più, però vedremo che cosa succederà. Ovviamente vi terrò aggiornati, per questo iscriviti al canale e cliccando sulla campanella appunto rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video, e se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale. Ciao!